oggi al 7° Forum Risk Management sulla sanità si è aperta la sessione innovazione e integrazione. Si è parlato di invecchiamento attivo, si è parlato di solidarietà fra le generazioni. Che cosa è emerso? È emerso l'attenzione che dobbiamo avere all'invecchiamento della popolazione. Ormai non è più un'emergenza, ma è un dato di fatto. Se è un'opportunità, non può essere solo vissuto come un costo sociale. Per cui il problema serio è capire come reggere il sistema, come mantenere i servizi e con la qualità che adesso hanno, come mantenere gli anziani a domicilio piuttosto che in residenzialità e capire bene quanto nel futuro potremo ampliare i servizi perché aumentano i bisogni. Non sono problematiche facili a cui possiamo dare una risposta semplice. Stamattina abbiamo tentato di declinare sia i bisogni sia le risposte possibili e anche capire come si possono veramente attrarre risorse aggiuntive rispetto a quelle che già ci sono allocate ad esempio della Regione Toscana nel fondo dell'anno dell'autosufficienza. Quindi il ruolo degli anziani, che ancora comunque hanno un gran ruolo, perché se pensiamo che la persona che è attualmente in pensione, 65enne, in realtà vive tre ruoli contemporaneamente: vive il ruolo di figlio, di genitori magari non autosufficienti, il ruolo di padre o madre che il figlio non ha trovato un lavoro stabile o è in cassa integrazione o è disoccupato e quindi ha necessità anche economiche, e il ruolo di nonno.